Sta sollevando polemiche la decisione dell'ASL di affidare al gruppo privato Abilita la somministrazione dei vaccini anti-Covid al Lab di Tortona. Decisione che da mercoledì scorso ha di fatto esautorato dal servizio di inoculazione alla popolazione i 21 medici di famiglia del distretto tortonese che avevano appunto dato la loro disponibilità all'ASL. Lo scoramento da parte dei medici in questione, che si sono sentiti messi in un angolo in un batter d'occhi, poiché si era trovata un'altra via per ottimizzare i tempi e somministrare più dosi di vaccino, è stato raccolto anche dai sindaci del CISA, il Consorzio Intercomunale Socioassistenziale, che hanno espresso, tramite una lettera firmata dal presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Gianni Tagliani, le loro forti perplessità sulla rimodulazione dei centri vaccinali nel Tortonese, in particolare in relazione all'incarico tout court assegnato al service Villa Igea per l'Hub della città di Tortona, in luogo dell'apprezzata organizzazione sinora assistita. Affermazione quest'ultima rafforzata da un'altra presa di posizione, quella legata alla netta contrarietà alla chiusura degli SPOC di San Sebastiano Curone e di Castelnuovo Scrivia, in un momento in cui la loro funzione vaccinale è propedeutica, si legge, a spalmare sul territorio una quantità di somministrazioni che alleggeriscono l'Hub tortonese. Dall'altra parte c'è l'ASL che ammette di aver avuto fra venerdì e sabato scorsi caos al centro vaccinale di Tortona. Si sono registrati code e rallentamenti a causa dell'insediamento dei nuovi operatori che dovevano prendere contezza dei software da utilizzare per la procedura vaccinale. Domenica la situazione è rientrata e si è ripreso a caricare gli appuntamenti in tempo reale. Entro oggi, fanno sapere ancora dall'ASL, le persone prenotate sull'Hub di Tortona e che sono saltate nei giorni scorsi saranno ricontattate. La scelta di affidare la gestione dell'Hub di Tortona ai medici di Abilita di Villa Igea, che continueranno a vaccinare anche ad Acqui Terme, è stata fatta per consentire più inoculazioni ai tortonesi e allo stesso tempo per poter dare le ferie al personale ASL, cui durante il picco della pandemia erano state negate per gestire al meglio l'emergenza. Con questo provvedimento l'azienda sanitaria locale garantisce una media di 600 vaccinazioni al giorno su Tortona.